Buongiorno. Parliamo oggi del regolamento del Parlamento europeo numero 679 del 2016, regolamento privacy o GDPR, General Data Protection Regulation. All'articolo 99 del regolamento leggiamo che lo stesso entra in vigore il 20° giorno successivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. E si applica invece a decorrere dal 25 maggio 2018. Il regolamento è per sua natura direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Dobbiamo dire anzitutto, dobbiamo riuscire a capire perché questo regolamento è di estrema importanza. Anzitutto, i dati personali oggi sono considerati come il nuovo oro nero, perché tutte le informazioni che riguardano la nostra vita oggi sono trasformate in dati, dall'acquisto al supermercato con le classiche fidati card, anche alla rilevazione di una frequenza cardiaca dopo un allenamento. Tutta la nostra vita viene, per così dire, datizzata. I dati personali sono diventati un bene di scambio molto prezioso e di grande valore economico ed è per questo che è necessario, da una parte, facilitare la circolazione di questo dato, dall'altro, però, garantirne anche la protezione del dato e garantire soprattutto il soggetto il cui dato viene trattato. Dopo vedremo cosa si intende per dato personale, cosa si intende per trattamento del dato personale. È il regolamento stesso che è diviso in considerando e articoli che specifica proprio questa problematica. La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione ha aumentato in modo significativo la raccolta e lo scambio di dati personali. Le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. Questo concetto lo ritroviamo nei considerando numero 6 e 7 del regolamento. E questi concetti hanno come conseguenza che il processo di adeguamento al GDPR non può essere considerato statico, nel senso che non è possibile creare un'informativa, una regolamentazione, un adeguamento che duri nel tempo, perché andrà di volta in volta modificata e adeguata con l'evoluzione tecnologica e con il cambiamento delle esigenze aziendali. È per questo che si rafforza sempre di più la necessità nelle aziende di una figura di compliance e quindi di una persona che abbia cura di consolidare l'immagine aziendale da un punto di vista della correttezza delle procedure nel rispetto della norma. È diventato proprio un elemento di marketing per le aziende. Più le aziende sono diciamo uniformate a dei codici di etica, dei codici morali, al rispetto della privacy, più l'azienda può usare questo elemento anche come forma di pubblicità personale. Entriamo un pochino più nel merito, appunto, perché il dato personale è importante. Anzitutto, la tutela dei dati personali è elevato come a diritto fondamentale della persona, quindi è un diritto inviolabile. Ci tenevo a leggere proprio quello che scrive il considerando numero 1 del regolamento. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'articolo 16, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali a prescindere dalla loro
nazionalità o dalla loro residenza. Quindi è importante non solo il dato personale perché è considerato un diritto fondamentale della persona, ma spostandoci in un'altra prospettiva, è anche importante considerare che la tutela di questo dato personale e quindi la responsabilità di chi tratta il dato personale è elevatissima. Infatti, il trattamento del dato personale è classificato come un'attività pericolosa ai sensi dell'articolo 2050 del nostro codice civile, il quale stabilisce che chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Quindi il trattamento dei dati personali è considerata un'attività pericolosa. Da qui consegue la responsabilità di chi tratta questo dato personale, responsabilità che obbliga un risarcimento, sia dal punto di vista, sia un risarcimento patrimoniale che non patrimoniale. C'è una presunzione di responsabilità, una responsabilità oggettiva in capo a chi tratta il dato e un'inversione dell'onere della prova, quindi sarà colui che tratta il dato personale che dovrà dimostrare di non aver leso la persona interessata. C'è una importante pronuncia della Cassazione del 31 maggio 2018, la 13.370, che chiarisce cosa si intende però per danno, cioè quando il danno non patrimoniale deve essere risarcito. Infatti nella sentenza si precisa che il danno non patrimoniale non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno. Nel senso che in ogni caso la lesione deve superare la soglia minima di tollerabilità e il danno non deve essere futile e causare semplicemente un disagio, un fastidio. Inoltre non devono essere lesi i diritti immaginari, tipo il diritto alla felicità, il diritto alla vita, ma devono essere concrete. L'esempio di un collega, di un avvocato del Foro di Milano che aveva citato in causa un'azienda perché gli aveva mandato senza autorizzazione 10 mail nell'arco di 3 anni, mail di pubblicità. Aveva in realtà era stato dimostrato che non c'era un danno effettivo. Non c'era una lesione effettiva e quindi un conseguente danno alla privacy di questo collega e quindi ovviamente il ricorso è stato rigettato ed è stato anche condannato al pagamento di una lite temeraria. Entriamo più nel merito del regolamento, nello specifico. Il regolamento è suddiviso in 173 considerando e 99 articoli. Gli articoli poi sono suddivisi in capi a seconda degli argomenti che si trattano. Io consiglio comunque chi si avvicina e deve comunque tenere in considerazione il regolamento sulla privacy a munirsi del codice del regolamento perché lo stesso contiene il vocabolario della privacy e usa delle terminologie per quanto ampie, che però, dovranno entrare a far parte del nostro lessico. Iniziamo con, dunque, stavo dicendo, sono comunque suddivisi in 11 capi. I principali sono le posizioni generali nel quale capo c'è l'articolo, troviamo l'articolo 4 dove appunto c'è proprio il vocabolario del regolamento, i principi generali, i diritti dell'interessato, poi vengono descritte le figure del titolare e del responsabile del trattamento, l'autorità di controllo, i mezzi di ricorso, la responsabilità e le sanzioni. E toccheremo ogni singolo punto del regolamento.
Riprendo dopo l'argomento dell'evoluzione della privacy e quindi dell'excursus legislativo all'interno del nostro ordinamento, accenno soltanto al fatto che in realtà noi avevamo già una normativa organica, il codice della privacy, che regolamentava la materia ed era il decreto legislativo 196 del 2003. Il regolamento ha in parte abrogato e in parte modificato questa normativa e ha delegato gli ordinamenti interni a emanare dei decreti attuativi di armonizzazione di questo regolamento con le norme del codice della privacy, quindi della normativa interna. Infatti, nell'articolo 2 del decreto attuativo si stabilisce che l'autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento è individuata nel garante per la protezione dei dati personali, quindi l'autorità con cui noi ci dovremo confrontare d'ora in avanti per la tutela della privacy sarà il garante. Questo è indicato appunto nell'articolo 2 del decreto legislativo 101 del 2018 che è entrato in vigore il 19 settembre del 2018. Quali sono le novità principali introdotte dal GDPR rispetto al nostro codice della privacy? Anzitutto, le novità sono la procedura sulla portabilità, l'introduzione del registro dei trattamenti, la tenuta di un archivio e poi sono state invece modificate in maniera considerevole dei concetti che esistevano già e quindi il modo di formare, di predisporre l'informativa, di raccogliere il consenso, delle misure di sicurezza. Inoltre, con il GDPR è necessario cambiare del tutto l'approccio alla normativa, perché non si parte più dal precetto normativo, quindi nella norma non troveremo le istruzioni di come dobbiamo comportarsi per non violare i diritti della persona fisica i cui dati si trattano, ma dovremo tenere in considerazione il fine ultimo che vogliamo raggiungere e quindi la tutela del dato personale. È per questo che il regolamento è ricco di definizioni, di concetti generali che poi ogni azienda e ogni soggetto che tratterà i dati personali dovrà adattare alla propria realtà. E, quindi il concetto nuovo che viene introdotto dal GDPR è quello della accountability, ovvero quella che è tradotto in italiano la responsabilizzazione. Quindi una volta che il soggetto ha diciamo, costruito la matrice di rischio, individuato qual è il rischio nel trattamento dei dati personali, dovrà poi decidere quali misure siano adeguate e idonee a soddisfare la tutela dell'interessato. È ovvio che questa responsabilizzazione è libera da vincoli formali, che tante volte sono comunque fini a se stessi, e impone di adottare delle misure adeguate, idonee e funzionali alla protezione dei dati dell'interessato nella propria realtà specifica. Accenno soltanto a un'altra grande novità della GDPR, che è il diritto all'oblio, che è previsto nel punto 65 del regolamento e che in qualche modo dà la possibilità, soprattutto nell'ambito degli interessati minorenni, di chiedere di essere cancellati. Cioè che i propri dati vengano cancellati da un archivio. Approfondiremo più avanti questo diritto dell'interessato, il diritto all'oblio.